Grande spettacolo e derby vero quello tra Parma e Reggiana. Un coinvolgente botta e risposta a suon di gol, senza un attimo di respiro, e alla fine sono proprio i vincitori ad elencare i meriti degli avversari. Partita soffertissima, abbiamo trovato davanti una squadra forte che ci ha creato tanti problemi, tante difficoltà, soprattutto nel finale abbiamo preso paura, abbiamo lasciato troppo il gioco in mano loro. Lucescu, dal canto suo, ha mille ragioni per andare orgoglioso del gioco e della grinta dei suoi ragazzi. Giocando come abbiamo giocato a Napoli, come abbiamo giocato stasera, forse meritavamo qualcosa in più. Per me il risultato è bugiardo, anche perché le occasioni di gol le abbiamo avute noi, le occasioni loro di gol le abbiamo create noi. Vuol dire che noi abbiamo fatto il gioco in tutti i sensi. E allora chi ha fatto la differenza? Semplice. Quando Zola ha ricevuto da Crippa l'unica palla gol della sua partita, non ha sbagliato. Anzi, forse solo lui era in grado di trasformare tanto decisamente. Di palle gol davanti a Bucci, la Reggiana è riuscita a metterne almeno una mezza dozzina. Ma dopo i gol di Sabau e Tovalieri, Pedone per ben quattro volte ha ciccato, mostrando chiaramente di rifiutare la responsabilità del tiro a rete. Ecco la differenza, anche se resta agli atti la grande sofferenza della difesa gialloblu, aggredita nel finale tanto da perdere con le forze anche la lucidità. Sotto processo anche Thuram, fino a ieri sera sempre tra i migliori, tanto da catturare i complimenti di Berlusconi e del suo allenatore. Lui, con il Monaco, ha già giocato in tutte le competizioni europee, Coppa Campioni compresa, e anche per questo sa che martedì in Portogallo il Parma dovrà ritrovarsi, soprattutto in difesa. E pensi che Parma vinci la prima partita, allora per Parma è una buona cosa, ma è importante che la squadra faccia una grande partita in Portogallo, che tutta la squadra difende bene, perché deve assolutamente vincere la partita. Concorda con lui anche Enrico Chiesa, che per la prima volta gioca una Coppa Europea e che ha firmato entrambi i gol del 2-1 rifilato al Vittoria Guimarães nella partita di andata. Sarà una partita difficilissima, speriamo che loro si aprano, vengano su e cercare di coprirli in contropiede. Sarà una partita durissima come quella di ieri sera. Il Parma è Chiesa a questo punto per il numero dei gol fatti, ma non ti pare che i tuoi compagni qualche volta ti trascurino? No, assolutamente. Ieri sera ho avuto qualche palla gol, non l'ho sfruttata alla fine della partita. L'importante è che la squadra vinca e si esprima.